Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video sul canale. E finalmente posso registrare su PlayStation con la solita qualità che avevo prima del trasloco. Sono riuscito a recuperare tutte le cose necessarie. Non sono proprio tutte quante alla perfezione al loro posto, ma sono sottigliezze, va benissimo così. Allora, oggi vi mostrerò un modo per completare giochi come Bloodborne, Sekiro, Dark Souls in modo un pochino più semplice, ovvero attraverso il backup di salvataggi. Il backup di salvataggio ci aiuterà anche magari nella stessa run per fare più finali. Ma adesso vi spiego in cosa consiste. Innanzitutto ci serve o una pennetta USB, può essere da 16 GB, 64, 32, come quello che volete. Oppure il cloud della PlayStation, avrete bisogno del Plus per utilizzarlo, però io vi farò vedere prima di tutto come farlo su pennetta. In cosa consiste il backup? Praticamente noi andremo a fare una copia di un salvataggio del nostro gioco su questa pennetta, in modo che poi quando verrà, quando andremo avanti sempre in quel gioco, quel salvataggio verrà sovrascritto perché c'è il salvataggio automatico, noi potremo tornare indietro al salvataggio che noi avevamo creato su questa pennetta. Quindi è come se tornassimo indietro nel tempo e annullassimo tutte le azioni precedenti che abbiamo fatto, praticamente, detto in modo molto brutale. Allora, vi mostro un esempio molto pratico. Sono qui davanti alla stanza di un boss. Una volta entrato qui dentro, la boss fight partirà e se morirò dovrò rifarmi tutta la strada, la lanterna magari. E non è un gran problema perché non è così lontana, ma magari perdo risorse e quant'altro. E potrebbe non essere il massimo. Quindi, che cosa vogliamo fare noi? Vogliamo creare un checkpoint artificiale qui all'interno del gioco, dato che una volta che noi saremo morti ripartiremo comunque dalla lanterna e non ci sarà modo per tornare indietro, ma col backup potremo farlo. Allora, come prima cosa dobbiamo fare impostazioni, andare su gestione dati salvati dell'applicazione e ovviamente l'applicazione ci verrà chiusa. In questo momento noi dobbiamo inserire la pennetta, questo potete farlo anche prima, non è che dovete farlo per forza ora, però inseriamo la pennetta e andiamo nei dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema. Andiamo su copia di dispositivo USB. Adesso ci sarà un attimo di caricamento per leggere tutti i file salvati. Ci vorrà un attimo. Ok, andiamo adesso nel gioco che ci interessa, in questo caso Bloodborne. Lo vogliamo copiare sulla pennetta. Ci vorrà qualche secondo, ma nulla di grave. Mi raccomando, questa cosa fatela prima di ciò che dovrete affrontare, nel senso, fatelo prima di entrare nella stanza di un boss, oppure fatela prima della scelta di un finale. So che a volte è una cosa che si presenta un po' all'improvviso, quella del finale, però magari se vi informate oppure già lo sapete, ecco, potete fare un salvataggio prima della scelta. In questo modo potrete farne più di uno in una run senza dover ricominciare ad andare a New Game Plus magari. Ok, ci siamo fatti questo checkpoint artificiale, quindi adesso avviamo Bloodborne, andiamo su carica, in realtà potevo andare anche su continua ma fa niente, non importa. Ok, eccoci qua, noi abbiamo fatto il backup, ci siamo creati questo, il checkpoint nostro quando eravamo lì sopra. Ora, andiamo avanti, affrontiamo Parl. Ovviamente io affronto Pusi a cazzo, nel senso non gioco per batterlo, ecco. Quindi gli andrò molto sotto e scriverò poco, non mi interessa perdere, ecco. Va bene. Non mi curo nemmeno, tanto non ci interessa. Bene così. Allora, adesso noi siamo morti e ripartiremo dalla lanterna con 0 echi. Ne avevo 4366. Ora, in questo caso non è un problema enorme perché comunque il boss è vicino, però mettete caso che non avete magari trovato un falò o un checkpoint vicino al boss che vi interessa, non volete rifare tutta la strada, magari avete usato un sacco di risorse, non avete voglia di farmarvele. Allora, questo è un modo che potete utilizzare, il backup appunto. Usciamo dalla partita. E adesso torniamo nella nostra gestione dei dati salvati dell'applicazione. Ci chiede di chiudere Bloodborne, certamente. Adesso andiamo nei dati salvati nel dispositivo di archiviazione USB e adesso copiamo il file che avevamo fatto precedentemente nella pennetta. La ricopieremo dalla pennetta sulla PlayStation, quindi lo sovrascriveremo. In questo modo noi ripartiremo
con il salvataggio dal momento prima di affrontare il boss. Quindi non saremo morti, riavremo i nostri 4000 echi e non saremo mai entrati nella sua stanza, quindi non vedremo neanche la nebbia. Una volta abbiamo piatti, mi chiederà di sovrascriverli e quant'altro, voi datele di sì, non è un problema. Comunque riavviamo il gioco. Ok, andiamo su carica e ricarichiamo il salvataggio e come potete vedere risaremo di nuovo nel gradino prima di scendere dal boss. Quindi come se nulla di questo fosse successo. Quindi ci creiamo dei checkpoint artificiali prima dei boss, se vogliamo. Oppure, come vi ho detto precedentemente, prima di fare una scelta del finale. Oppure magari prima di uccidere un NPC per vedere che cosa ci droppa. Magari non ci vogliamo, siamo curiosi di vedere che cosa ci droppa. Lo uccidiamo, ci facciamo il backup prima di ucciderlo, lo uccidiamo, poi magari non ci droppa nulla. E utilizziamo il backup per tornare al momento prima di averlo ucciso, così lo teniamo in vita e magari ascoltiamo gli altri dialoghi e vediamo come prosegue la sua quest. Tante utilità ci sono, sia su Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, ma anche in tanti altri giochi, ecco. E come potete vedere, risiamo qui. Non sono mai sceso, non c'è mai stata la nebbia qua e posso riaffrontare il boss Parl. Ora, vi faccio vedere, prima di chiudere, il modo per farlo dal cloud della PlayStation. Vi ricordo che per fare ciò avrete bisogno dell'abbonamento al Plus. Se non l'avete, vi ricordo, in descrizione c'è il mio link di Instant Gaming e vi manderà appunto al sito dove potete acquistare giochi per PC, abbonamenti per PlayStation, Xbox, Switch a prezzi veramente bassi. Quindi vi raccomando, fateci un salto se avete bisogno di qualche abbonamento, di qualche key particolare. Spulciate un po' e li troverete a prezzi veramente bassi. Io veramente ho trovato il mondo lì. Ma detto questo, andiamo di nuovo nella gestione dei dati salvati dell'applicazione. Ci ricordiamo di chiudere Bloodborne, sì. Questa volta andiamo su dati salvati, sempre a memoria di archiviazione del sistema, ma questa volta non li copiamo nel dispositivo di archiviazione USB, ma li carichiamo nella memoria di archiviazione online. Facciamo questo, diamoli ok, carica. Ci vedrà se vogliamo sovrascrivere perché li abbiamo già ottenuti e quant'altro, noi diciamo di sì. Li abbiamo già magari caricati. Ci vorrà un pochino più di tempo qua perché dipende anche dalla connessione che avete. Io in questa situazione non sono messo benissimo con internet, quindi ci metterò un po', quindi vi taglierò questo pezzo di caricamento e ve lo risparmio. Ok, manca poco ormai. Perfetto, abbiamo messo i nostri dati prima del boss in questa archiviazione online che ci fa da pennetta virtuale, tra virgolette, chiamiamola così. Per rendervi l'idea un po' più chiara, se magari qualcuno non sapesse cosa è il cloud. Vabbè, non ci fa un po' la pianeta virtuale molto più capiente. Ovviamente però dobbiamo essere connessi. Ora, mettiamo caso che siamo morti. Non vi faccio rivedere il metodo nel gioco, cioè non mi sto a riaprire il gioco perché sennò ci metto troppo. Siamo morti e adesso dobbiamo recuperarli, dobbiamo recuperare il nostro backup, il nostro checkpoint dal cloud. È facilissimo, basta andare nei dati salvati nella memoria di archiviazione online, scarica i dati e poi andiamo a selezionare il salvataggio che ci interessa, di Bloodborne in questo caso. Basta fare così, scarica dati, archiviazione del sistema, scarichiamo, ci chiediamo di sovrascrivere, diciamo di sì. Se vi ricordate bene, cioè io ero sceso dal gradino, in questo caso poi ripartirò dalla cima, ecco. Comunque ragazzi, questo qui era il modo per utilizzare il backup, i vari usi appunto li potete usare come checkpoint artificiale prima di una boss fight, oppure potete utilizzarli appunto per vedere come, che cosa vi può dare un NPC se lo uccidete e poi magari tornare indietro per appunto una volta che avete visto l'oggetto che vi dà, oppure anche al momento che dovete scegliere più finale, come ad esempio su Sekiro, al momento della scelta voi fate il vostro backup di salvataggio, ve lo mettete sulla pennetta nel cloud, fate la scelta, poi ricaricate il salvataggio del cloud della pennetta sulla PlayStation in modo da poter fare l'altra scelta di finale. Insomma, questi sono più o meno i metodi. Quindi ragazzi, io chiudo questo video, spero che vi sia stato utile, se è così vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate se qualcosa non vi è chiaro così cercherò di aiutarvi e vi ricordo di condividere il video per aiutare anche le altre persone. In questo modo anche loro potranno un po' vedere gli utilizzi del backup e come funziona. Quindi da un bel tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!